Nuova puntata del Palazzo è servito e allora andiamo a conoscere e scoprire nuove ricette con tutti gli studenti di Scuola Meiti. Emanuele, che cosa ci prepari oggi? Allora, oggi prepareremo il tonno in crosta di pistacchio. È una preparazione molto semplice, il tonno è usato anche io che vengo dalla Sicilia. Cioè, la Sicilia è ricca nei nostri mari, è ricca di tonno e altri pesci. In questo caso ci serve comunque un pezzo, diciamo, un po' grande. Sì, sì, ci servirebbe un pezzo grande. Andremo a tagliarlo. Mm-hmm. Fette spesse un centimetro, grosso modo, no? Sì. Che poi si possono anche allargare. Fette tagliate, disposte su un piatto, cosa facciamo? Allora, andremo a mettere dell'olio. Mm-hmm. Olio così. Si spalmano bene, sì, d'olio. Andremo a mettere del sale. Adesso lo facciamo a cubetti. La granella di pistacchio. La granella di pistacchio. Si aggiunge il tonno. E si fa fare la panatura. Adesso andremo a riscaldare l'olio in una padella. Scottato proprio così, sì, basta, sì, poco, sì. Immagino. Sì, sì, 2 minuti. È velocissimo. 2 minuti, non di più. In precedenza ti avevi preparato? In precedenza io avevo preparato una maionese con della barbabietola rossa, che adesso andremo... Che è esattamente la maionese normale. Sì, 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 è la maionese normale. Però acquista questa colorazione rosa. Filino d'olio. Mm-hmm. E piatto pronto. Allora, la prossima puntata con il Palazzo è servito.